Cecilia Rodriguez manda un aereo a Ignazio, la promessa d'amore. Cecilia Rodriguez dopo il GF VIP, le prime parole pubbliche sono per Ignazio Moser. Cecilia Rodriguez ha inviato un messaggio aereo per Ignazio Moser. Dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello VIP, l'argentina parla per la prima volta in pubblico. Le sue prime parole sono indirizzate proprio a Ignazio. Quest'ultimo, negli ultimi giorni, si era dimostrato molto preoccupato per il suo futuro con Cecilia. Infatti, il giovane Moser aveva qualche dubbio sulla Rodriguez. L'argentina sarebbe potuta tornare insieme a Francesco Monte, secondo Ignazio. Eppure così non è stato. E la stessa Cecilia a dargli questa conferma. Una notizia che sicuramente farà felice tutti i fan della coppia. Attualmente è Ignazio a saltare di gioia di fronte al messaggio della Rodriguez. Il ciclista ha esultato di felicità. Inoltre, Moser ha mandato dei baci alla sua amata. Tutti gli altri concorrenti presenti in giardino hanno esultato di gioia per Ignazio. Lorenzo Flaherty ha chiesto al Moser come si sente di fronte a questo messaggio. Ma il ciclista non ha saputo come esprimere l'emozione che sta provando. Ignazio Moser riceve finalmente una conferma da parte di Cecilia Rodriguez. Non vedo l'ora di viverti. Mi manchi Nakito. Questo è il messaggio che, qualche ora fa, è volato sul cielo sopra la casa più spiata d'Italia. Appena ha letto le prime parole, Ignazio ha subito compreso che l'aereo era indirizzato a lui. Una sorpresa inaspettata per il Moser. Quest'ultimo ha così affermato che finalmente stasera potrà dormire. Infatti, come vi avevamo già rivelato, Ignazio era molto preoccupato. Cecilia, invece, lo sta aspettando. Il Moser ha poi ringraziato la sua amata, grazie amore. Ma non solo, Ignazio ha dato un'ulteriore risposta a Cecilia. Mi manchi tanto anche tu, sai? Che culo. Al Grande Fratello VIP il messaggio di Cecilia rianima il cuore di Ignazio. Grande felicità per Ignazio, che finalmente può avere una conferma da parte della sua amata. Fino ad ora la Rodriguez ha preferito il silenzio. Infatti, la giovane argentina non ha rilasciato alcuna dichiarazione dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello VIP. Eppure, il messaggio per il suo Moser non poteva non sfrecciare sul cielo. Nel frattempo, gira la voce che Francesco Monte abbia deciso di non incontrare la Rodriguez.